Questo appuntamento è offerto da Gruppo Eni. La terra mia è una terra che trema, è terra lucana, e è terra che amo, è terra sangue color turchina, sponsata da latte e embriaca da vino. Oggi vi portiamo a Viggiano, in provincia di Potenza, in Basilicata. Arroccata su un crinale, Viggiano è a quasi 1000 metri sul livello del mare ed è nota per la sua lunga tradizione legata alla musica popolare. Come centro religioso, ospita il santuario della Madonna Nera, che costituisce uno dei centri di spiritualità e di fede mariana più importanti del Mezzogiorno. Tutta questa gente per un calendario fisso che indica oggi la festa? No, io direi invece che è un segno di attrazione che Maria crea nei confronti della gente e soprattutto nei confronti dei giovani. Sono rimasto colpito nel momento in cui entravo qui in questa piazza a vedere tanti giovani. Questo è un bel segno, soprattutto che il cuore palpita del giovane a trovare risposte concrete e alte per la loro vita. Diciamo che Viggiano vale una vacanza, ne vale veramente la pena. Abbiamo fatto tanta strada oggi, però finalmente siamo arrivati, c'è un'area salubre, un posto fantastico, veramente complimenti. Grazie, grazie, è 5 giorni davvero eccezionali, anzi io consiglio sempre che per vivere Viggiano, per vivere questa festa della Madonna Nera, questa festa del Sud Italia, occorre che si venga a Viggiano, si venga con l'animo giusto, l'animo sereno di chi vuole trascorrere una 5 giorni all'insegna della fede, della cultura, della storia e perché no anche del divertimento con i grandi concerti che ci attendono nei prossimi giorni. Giunti a Viggiano, non passa inosservato il monumento dedicato alla Madonna del Sacromonte di Viggiano. Il monumento, di dimensioni reali, raffigura la Vergine Maria nel momento di ascesa verso la sua dimora estiva. Al di sotto sono rappresentati i 12 portatori, con volti che esprimono varie emozioni, la fatica, la fede, la gratitudine e la gioia. L'opera scultorea vuole essere un simbolo storico, artistico e culturale molto importante per la comunità vigianese e per i fedeli che ogni anno giungono a Viggiano per venerare la Vergine Maria.
cosa, se non la vivi non riesci a capire l'emozione di una festa così importante. Sì, è verissimo, noi ogni anno abbiamo tantissimi pellegrini che a settembre ci raggiungono e vengono davvero da ogni parte del sud Italia, dalla Puglia, dalla vicina Campania, dalla Calabria. Dove venite? Da Francavilla sul Sinni. Che posto meraviglioso. Bello, è bellissimo. Ogni anno venite a questa festa? Sì, sì. Ogni anno venite qua perché cosa trovate di interessante? Fare la visita alla Madonna, cosa più importante. Chiedete qualcosa alla Madonna? Non niente in particolare, per devozione. E voi da dove venite? Da San Ghirico. Che è un posto qui vicino? Sì. Quanto dista? Ah, 40 chilometri. E siete qui ogni anno? Sì, più o meno, sì. Per onorare la Madonna. Esatto. E ogni anno venite a questa festa? Sempre a questa festa, sì, perché siete devoti alla Madonna? Sì, e ci piace venire. Ma è la prima volta a Viggiano? No, sono 2 anni. Ah, ogni anno lei più o meno viene qui, in occasione della festa della Madonna Nera. Sì. Lei la storia della Madonna la conosce? No, non la conosco, però sono devota alla Madonna. Lei viene a trovare la Madonna? Sì. Lo sa il miracolo che è successo, che è comparsa la Madonna all'improvviso? Sì, io sono una grande devota di questa Madonna perché è una vita che vengo qua, sono 20 anni che vengo. Cosa dice la storia, la leggenda, cosa dice? Ho sentito dire che l'hanno trovata sul mondo di Viggiano. Eh sì, sul mondo di Viggiano siamo stati sempre a trovarla, a visitarla perché fa i miracoli. E lei che miracolo ha fatto? Ma io, a dire la verità, ho chiesto alla Madonna perché mi sono operato e di farla cavolo venire a vedere un'altra volta e mi ha fatto venire. Quindi oggi che cosa è successo? La Madonna ha fatto un percorso, è partita da dove? È partita da 1700 metri di altezza dalla montagna grande di Viggiano, dove vi è il santuario, dove la leggenda racconta che lì è stata scoperta da dei pastorelli, e quindi ogni anno a settembre scende, c'è questa processione di 12 chilometri con 120 portatori, un momento di fede, un momento di storia, un momento di grandi emozioni, e ce lo conferma il popolo lucano, ce lo conferma il popolo del sud e ce lo confermano i tanti sindaci che vengono ogni anno qui ad onorarci per la Santa Messa e per la Santa Processione. Vedere non solo tante persone, insomma, anziani, tanti adulti, ma soprattutto i giovani, avere tutta questa fede, tutta questa voglia di partecipare, di venire, di arrivare all'alba, di partire all'alba con la Madonna, è una grande, grande dimostrazione di fede. Dai racconti del sindaco di Viggiano, di Amedeo Cicala, comunque delle persone che in qualche modo l'avevano già vissuta, avevo respirato un po' qualcosa, ma viverla è qualcosa di incredibile, quindi veramente grazie per avermi invitato, per avermi reso partecipe di questo momento unico, direi. Sono ancora piena di emozione e spero di poterla trasmettere domani sera a tutte le persone che verranno a vedere il concerto con la grande orchestra diretta dal maestro Campagnoli. Ma stai che più vicini ti sento, chissà chi sto momento tu a capire se che fai tu me mi sinta bene. Thank you.
pensa di chi ama. Ti vede, ti sente, ti sogna. E non ci pensa che non che sto qui. Viggiano è un centro importantissimo a livello economico in quanto è sede nell'area industriale a Fondovalle del più importante centro petrolifero del trattamento del petrolio, estratto dalle ampie riserve rinvenute nel sottosuolo della Val d'Agri. Quella dell'Eni è la più grande piattaforma petrolifera dell'Europa continentale. Festa unica e indimenticabile che dura 5 giorni e gli ultimi 2 giorni c'è uno spettacolo veramente pirotecnico. Sì, abbiamo il lunedì Serena Utieri, il martedì Alvaro Soleil. Quando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. ¡Vámonos! Ya no te creo. Artista internazionale per la prima volta qui alla festa della Madonna regionale di Viggiano e quindi insomma siamo pronti ad ospitare quanti vorranno beneficiare di questo concerto gratuito di questo grande artista spagnolo. Destaca quando anda, va causando impresión, cada día cuando levanta brilla como el sol, su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Veo que mi cintura choca con mi cultura.
Viggiano. Perché Viggiano è un paese bello, particolare, perché custodisce dei tesori ancora inesplorati. Diciamo che il silenzio e l'oblio ha custodito bene i tesori della Val d'Agri e oggi si aprono, si schiudono al mondo facendo vedere la bellezza di questa terra, che è una terra poco conosciuta, ma che è una terra in grado di stupire, di meravigliare. Ecco perché noi invitiamo a venire le persone qui in Val d'Agri, come dire, a meravigliarsi, a vedere che esiste un sud diverso, un sud molto molto verde, paragonato alla Svizzera, alla Scozia, all'Irlanda, proprio perché c'è questa vegetazione rigogliosa, è un territorio pieno d'acqua e soprattutto un territorio che offre molta avventura per via di percorsi naturali, per via di itinerari di trekking e di percorsi a cavallo. Buongiorno, ha fatto spese, lei da dove viene? Francavilla. Francavilla dove? Sul Sinni. No, è un posto gradevole. Sì. Si sta bene, però a Viggiano si sta meglio. Certo, si sta bene pure qua. Ciao, buongiorno, da dove vieni? Da Salerno. Ah, da Salerno, è abbastanza lontano, no? Sì, abbastanza. Senti, ma vieni ogni anno? Sì, sono tre anni che vengo. Cosa trovi di interessante in questa cittadina? Beh, è una bella occasione per visitare. Aggregazione, sì. Per visitare. È chiaro. È un bell'aria, oggi pure un bel tempo. Il tempo è terso, l'aria è raffinata. Infatti in città a Salerno pioveva. Quindi è stata un'opportunità per venire in vacanza. Sì. Quindi la consiglieresti come vacanza? Certamente. Bell'aria fresca. Interessante in questa festa? Niente, giusto per... Niente che significa, non c'è niente. Per vedere gli altri, essendo devota alla Madonna, quindi hai anche l'occasione. Però ci sono tante bancarelle. E tanto. Il ricordino ogni anno si compra. Il ricordino bisogna comprarlo. Lei che cosa ha comprato? I quaderni per la scuola. Quindi diciamo che è un'ottima occasione anche per fare acquisti. Certo. Quindi ogni anno lei torna volentieri. Non solo per la Madonna, ma anche per fare gli acquisti. Ne approfittiamo, prima facciamo visita alla Madonna e dopo facciamo gli acquisti. Come si chiamano questi peperoni, questi appesi? Questo è il peperone rosso di Senise. Come si cucinano? Allora, una volta essiccato si fa crusco, con la pasta, con la mollica del pane, e poi oppure fritto, al forno, con le patate, con un po' di carne. Come lo vuoi lo fai. Come meglio si può fare. Il vino com'è? Ma il vino è ottimo, proprio ottimo. A quanti bicchieri sei? Sono una decina fino adesso. Ci vediamo più tardi. Sì.
possibilità di alloggiare o in B&B o in hotel, e il pomeriggio e la sera c'è la possibilità anche di degustare le pietanze tipiche. Quali sono? Allora, assolutamente sì, il territorio è pieno di alberghi, ma soprattutto di bed and breakfast. È un territorio ben fornito per l'accoglienza, ricco di pietanze e di piatti tipici. Il piatto tipico per antonomasia, quello vigenese, sono i ferricelli vigenese con peperoni cruschi, mollica e noci. Quindi un primo di alto livello accompagnato da un buon vino Terre dell'Alta Val d'Agri, che è il consorzio autoctono di tutela dei vini della Val d'Agri. Quindi non aspettate l'anno prossimo, venite quest'anno a Viggiano, perché Viggiano vale una vacanza. Grazie. Questo appuntamento è stato offerto da Gruppo Eni. Puoi rivedere e condividere questo programma da smartphone, tablet e PC su www.norbaonline.it.